questo punto io vorrei dire che ho potuto parlare di tutto con Papa Benedetto e cambiare opinioni, e lui sempre era al mio fianco, mi appoggiando, e se aveva qualche difficoltà me la diceva e parlavamo e non c'erano problemi. Una volta io ho parlato del matrimonio delle persone omosessuali, che il matrimonio è un sacramento e noi non possiamo fare un sacramento, ma c'è una possibilità di assicurare i beni, di tutto, che la legge civile, che è incominciato in Francia questa, no? Non ricordo come si chiama, ma la legge civile che qualsiasi persona può fare una unione civile, non necessariamente di coppia, no? Tre vecchiette in pensione fanno un'unione civile per guadagnare tante cose. Una persona che si crede un grande teologo, tramite un amico di Papa Benedetto, è andato da lui e ha fatto la denuncia contro di me. Benedetto non si è spaventato, ha chiamato quattro cardinali teologi di primo livello, ha detto: spiegatemi questo, e loro lo hanno spiegato, e così è finita la storia. È un aneddoto per vedere come si muoveva Benedetto quando c'era una denuncia. Alcune storie che si dicono di Benedetto era amareggiato per questo che ha fatto il nuovo Papa o quell'altro, sono storie cinesi queste. E Benedetto, anzi io l'ho consultato per alguna decisione a prendere, e lui era d'accordo. Credo che la morte di Benedetto è stata strumentalizzata per gente che vuole portare l'acqua al proprio mulino, no? E la gente che di un modo u altro strumentalizzano una persona così brava, così di Dio, quasi direi un santo padre della Chiesa, no? Un uomo di tanta cosa, quella gente non ha etica, è gente di partito, non di Chiesa, no? Si vede in ogni parte la tendenza di fare con le posizioni teologiche dei partiti, no? E poi portare a questo. Non lascia perdere, queste cose cadranno da sole, o alcuni non cadranno e seguirà adelante come nella storia della Chiesa è successo. Ma ho voluto dire chiaramente chi era Papa Benedetto, non era un amareggiato.